Dicite in giel voi, che bella questa canzone. Abbiamo ripercorso un attimino canzoni storiche della canzone napoletana, poi interpretata da un grande di Napoli, dell'orchestra italiana. 18 minuti dopo le 22, siamo in diretta nazionale su www.laseradio.it. Grazie anche agli amici che ci stanno ascoltando da Boston. Volevo mandare un saluto e un abbraccio alla signora Giuseppina, Flora, Antonietta e Sofia e il signor Concezio di Somerville in Boston. Abbiamo avuto tutti i cantanti in diretta nella nostra trasmissione, da Gianni Celeste, da Antonio Ottaiano, Mauro Nardi, da Nello Amato la scorsa settimana. Un altro cantante che io spesso e volentieri inserisco nella mia trasmissione, e ho sempre detto che è stato il cantante che mi ha fatto naturalmente convolare in Giuste Nozze, e si chiama Pino Moccia, che abbiamo il piacere di averlo in diretta. Ciao Pino, buonasera! Ciao Angelo, buonasera a tutti quanti voi, che piacere Angelo. Ma che piacere mia. Sentirti, Pino. È bellissimo questa cosa, così all'improvviso, in diretta, con tutti questi bei voi fan ascoltatori. Quanti ascoltatori sento che tu citi ogni minuto? Tantissimi, Pino, ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Noi siamo connessi in radiovisione. Addirittura a Boston, sì. Tutti questi paesi esteri. Sì, esatto, esatto, ci ascoltano anche da Maracaibo, ci ascoltano anche dalla Francia, dalla Germania, dalla Romania, dalla Russia, da tante Mamma parti. Mia. Angelo, che piacere che mi hai fatto, guarda, mi hai fatto proprio una sorpresa proprio bellissima, anche perché poi non ci sentivamo da un sacco di tempo. È vero. Poi l'ultima volta che ci siamo visti è stato che tu sei da Napoli, però io prima sono venuto lì a cantare al suo matrimonio. Esatto, ti ricordi quando mi hai cantato in quel palazzo blu, a via Mazzoni 3? Palazzo blu, a via Mazzoni 3. Mamma mia. Un po' di sesso, la di d'amore. Sì, che bello. E poi, hai cantato, io te lo dico, credimi Pino, con le lacrime agli occhi, mi hai cantato una canzone bellissima, classica napoletana, ai miei genitori. Ma son che na cammuraga de te. Quella canzone fu proprio una cosa bellissima, i tuoi genitori si commossero tutti quanti. Ti sta ascoltando anche mia moglie, Pino, ti sta ascoltando anche Melania, che stasera mi ha telefonato. Melania, un bacio a Melania, ciao Melania, un bacio da parte mia e della mia famiglia, chiaramente. Senti, Angelo, ma tu sai che abbiamo fatto tutti questi nuovo, no? Con il maestro Ippolito. Noi stiamo mandando in onda una canzone che la useremo e la facciamo ascoltare spesso e volentieri, però la prossima settimana il nostro disco Napoli si chiama Tu non mi vuoi bene. Ah, ho capito, ma se tu dopo mi dai l'indirizzo io ti mando CD, cioè ti spedisco il CD nuovo. Perfetto, io dovrei venire ospite. C'è una canzone che sta andando alla grande qua del maestro Enzo Ippolito, ho cantato un pezzo con Rosi Viola. Sì, ce l'abbiamo. Ah, ce la dite? Ce l'abbiamo. Però io sono, ti volevo dire, giovedì molto probabilmente sono ospite di Nello Amato a Napoli. Fammi capire. E io ti chiamo sicuramente, perché ho veramente desiderio di incontrarti e di stare con te, Pino. Ma il piacere è tutto mio, non ti preoccupare. Grazie di cuore veramente della tua disponibilità. Spero di vederti al più presto, spero di sentirti cantare al più presto ancora in qualche bella cerimonia o qualche grazie, bella serata. Grazie, Angelo. Un bacione. Un bacio forte forte a te e a tua famiglia e a tutti i tuoi ascoltatori di questa bellissima emittente. Perfetto. A tutti quanti, tutti quelli che stanno fuori del lavoro, fuori per il viaggio, a tutti quanti. Perfetto Pino, allora ci sentiamo naturalmente. Pino Moccia in diretta sulla 6 al Cantanapoli. Adesso ci sentiamo una sua bella canzone che si chiama Tu che non mi vuoi bene. Alle 22:22. Ciao, un bacio forte forte a tutti, ciao bello. Ciao, 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 ciao.